L'INAIL, tramite la circolare numero 26, fa sapere che sono stati rivalutati gli importi delle prestazioni economiche corrisposte agli assicurati dei settori industria, navigazione e agricoltura. Inoltre la stessa circolare contiene le istruzioni operative per la riliquidazione con la stessa decorrenza, cioè 1 luglio 2022, delle prestazioni in corso per il pagamento dei conguagli dovuti previsto con il rateo del mese di novembre. Radio UCI Focus. Ciao a tutti amici di Radio UCI, io sono Giulia e in questo Focus Previdenza parliamo della rivalutazione annuale delle indennità economiche per gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, navigazione ed agricoltura. L'adeguamento si è reso necessario a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rivelato dall'Istat, che tra il 2020 e il 2021 è del più 1,9%. Nel settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 84,672 euro. Al personale del settore marittimo si applicano gli stessi importi per il settore industria, ad eccezione dei comandanti e capi macchinisti, per loro è di 47.550,67 euro, primi ufficiali di coperta e di macchina 40.285,99 euro, altri ufficiali 36.653,64 euro. Nel settore agricoltura invece la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata a 26.837,14 euro. L'importo dell'assegno una tantum per i superstiti per i settori industria e navigazione e agricoltura è di 10.742,76 euro. Quest'anno l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, per i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, su retribuzione effettiva giornaliera, il limite minimo è fissato a 44,40 euro, per i lavoratori autonomi è di 49,91 euro. L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura delle rendite del settore industria, navigazione e agricoltura e ammonta quindi a 585,51 euro. Poi, per quanto riguarda l'inabilità nel settore industria, se va dal 50 al 59%, l'importo riconosciuto è di 328,53 euro, mentre nel settore agricoltura è di 411,50 euro. Dal 60 al 79% per il settore dell'industria è di 460,93 euro, per l'agricoltura è di 574,23 euro. Dall'80 all'89% sono 855,80 euro per i lavoratori dell'industria, 985,85 per quelli dell'agricoltura. Dal 90 al 100% sono 1318,48 euro per l'industria, 1397,11 per l'agricoltura. E per l'ultima soglia, 100% più APC, sono 1904,74 euro per l'industria e per l'agricoltura 1982,93 euro. Infine l'INAIL chiarisce che per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2021 e non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.